Domenica c'è stata la partita di Coppa Italia contro il Real Marsico, finita ovviamente 7-0 per la Carpisa Yamavay. Io andrei a vedere le immagini della partita e colgo l'occasione per ringraziare Dusciana Maksimovic perché ci ha dato una mano nelle interviste. Grazie, regia. Una delle assolute protagoniste di questa partita è stato il capitano Valentino Esposito. Allora, Valentina, questo inizio campionato che ricordiamo a tutti quanti inizierà la settimana prossima, sempre qui sul campo di Baia di sabato. Ormai questo turno in Coppa Italia l'abbiamo passato. Come ci prepariamo a questo punto all'inizio del campionato? Dobbiamo migliorare ancora qualcosa, perché anche oggi non è che abbiamo espresso un bel gioco. La foga di fare gol ci porta spesso a sbagliare davanti porta. Speriamo di migliorare nelle piccole cose e di poter fare bene il campionato. Domenica è la prima, speriamo di fare un buon esordio. Giochiamo in casa domenica, quindi spero che venga tanta gente a vederci e a fare il tifo per noi. Nazionale Under 19, Elisa Lecce, un'altra pietra miliare della Carpisa Yamamay. Allora Elisa, come sono andate queste qualificazioni per i mondiali? Siete state in Macedonia, com'è andata? Ci siamo qualificate fortunatamente, anche se comunque l'ultima partita contro l'Austria avremmo dovuto vincere, però abbiamo pareggiato 0-0, ci siamo qualificate lo stesso, anche se al secondo posto, perché per differenza reti l'Austria è andata al primo posto. Però avevamo vinto le altre due partite contro la Macedonia e l'Armenia, quindi ci siamo qualificate, siamo soddisfatte lo stesso. Il mister Peppe Marino è qui con noi. Allora, mister, quest'ennesima vittoria addirittura per 7-0. Come si è comportata la squadra? La risposta è stata positiva. Sono poco soddisfatto invece per quanto riguarda il proseguo, perché le ragazze si sono un po' adeguate ai ritmi e al gioco della squadra ospite, e quindi non abbiamo più creato occasioni e mantenuto una determinata linea in campo. Quindi c'è sempre da imparare, ogni partita è utile per capire i propri difetti e i propri limiti. Io ne approfitto proprio per questo, per riprenderla alle ragazze, perché la migliore squadra è quella che domenica dopo domenica impara dai propri errori e si migliora. E quali sono questi errori che si andranno sicuramente a cercare di non commettere per la prima partita del campionato la settimana prossima? Ma sicuramente non li commetteremo, questo è fuori dubbio. No, è un po' di superficialità, risultato ottenuto. Lì la squadra gestisce in maniera diversa e si diverte anche, quindi nel momento in cui c'è la ricerca della gloria, come si dice, devi fare gol, e quindi non c'è un gioco di squadra, non c'è divertimento, lì è che bisogna andarci a lavorare un pochino. Però il secondo tempo è andato un pochino meglio perché le ragazze hanno capito, poi anche un po' il caldo che le ha bloccate e quindi le ha fatto giocare palla, però diciamo che nel complesso sono soddisfatto, da 1 a 10 diciamo un 6, va. E come sempre il commento tecnico della partita è affidato a Bruno Moriello. Allora Bruno, questa partita è stata definita da più voci abbastanza noiosa. Voi insomma per un risultato così, con un differenziale così ampio, voi un po' per l'inesperienza di questo Real Marsico che da neopromosso in A2 si trova insomma anche in Coppa Italia, trovarsi subito con una delle squadre, con la Carpisa Yamamay, sicuramente tra le più gettonate per il passaggio in A1. Ma per quanto riguarda il Real Marsico, tanta buona volontà ma poca consistenza. Il fatto di questo divario che c'è, e lo troveremo nel proseguo anche del campionato, contro squadre che sono state promosse, diciamo, tra virgolette, perché c'è stato un ripescaggio fino alla quinta in classifica in Serie B. E quindi il divario tra la nostra squadra, che era già impostata per fare l'A1, contro queste squadre che vengono dalla Serie B, il divario è troppo evidente. Questo dimostra il fatto che noi eravamo già pronti per la 1. Vuol dire che il campionato lo dovremo vincere sul campo e cercheremo di farlo ampiamente.